contro il bon ton, contro il savoir-faire, contro il galateo, di cui abbiamo il piacere di presentarvi il massimo esponente mondiale. Buonasera, Lapo Mazza Fontana. Buonasera a voi, miei criptestesici amici. Grazie. Buonasera Lapo, invitiamo gli ascoltatori a mandare le domande in merito a come comportarsi secondo le ferre regole del galateo via SMS 331-621-4013 sul muro di Facebook di Econoi, per esempio, alla mail presempio@radiopopolare.it. Io ho delle domande. Cominciamo con Alessandro. Eh sì, perché ce l'avevo già la settimana scorsa quando ci siamo sentiti dopo le elezioni, quindi non una settimana fa ma meno giorni fa, e però ci siamo poi dimenticati, gli ascoltatori ne mandavano tante precedenza loro. Allora, il punto è: ristorante, quindi uno dei luoghi d'eccellenza, d'elezione per la pratica del galateo, quando arriva il cameriere e dice vi possiamo offrire questa cosa, tipo, non so, il prosecco all'inizio, e poi te lo ritrovi in conto, è lecito fare una piazzata mostruosa? Diciamo che effettivamente, no, allora la piazzata mostruosa naturalmente non può darsi, naturalmente, però si sa che nelle sfumature della tipologia di piazzata lì vige la norma del galateo. Naturalmente, voglio dire, farsi turlupinare dagli osti non è dagli osti, siamo al medioevo, perché ovviamente il linguaggio è del medioevo, e quindi non ci sono i baristi o al limite il maître, ma ci sono gli osti. No, sempre osti, anche perché si presume che un maître di un certo pregio del per esempio del Claridge's di Londra non si permetta naturalmente di lucrare sul prosecco. Voglio dire, certamente saremmo capitati in un posto gaglioffo, dove peraltro anche grandi personaggi della storia adoravano andare, come per esempio pensiamo al Machiavelli, no? Che diceva che lui adorava ingaglioffarsi in osteria. Ciò non di meno, se noi non siamo il Machiavelli, possiamo un po' mettere i puntini sulle i. In che modo? Naturalmente non prendendolo per il bavero e dicendo ridammi i miei soldi, oste della malora, no? In questo caso. Però certamente, insomma, un po' di rimarca. Però se siamo in compagnia di una signorina lo dobbiamo fare in separata sede, non in sua presenza, questo ricordiamocelo. Cioè non possiamo far valere i nostri giusti diritti di turlupinandi in presenza di una donna, perché sarebbe sommamente sgarbato. Senta, un'altra domanda. Le regole del galateo che noi riteniamo applicate alla socialità diffusa che incontriamo nel momento in cui usciamo dalle nostre magioni private. Sì. Le piaceva i termini? Sì, 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 è tutto molto bello, guardi. Pensavo fosse finita la domanda nel nulla. Cioè, è un po' come un cross dalla tre quarti, sì, che finisce in tribuna. No. Possono o non devono essere applicate anche ai familiari e alle persone cui si vuole bene? Non famigli, No, familiari. Cioè, ad esempio, mia madre è un po' di tempo che parla come una sedicenne. Cioè, io le faccio una domanda e lei mi risponde top. Mamma, allora lunedì a cena da te, e lei mi fa top. A me verrebbe da mandarla a cagare. Però io volevo chiederti come ci. Cazzo ridete, è un dramma. Ma insomma top va già bene, cioè se avesse risposto bella lì zio, ho capito, però l'esempio precipuo però poi viene allargato in generale, quindi parenti di una certa età che parlano come sedicenni, come si fa? Ma glielo si fa, naturalmente glielo si fa rimarcare, insomma. Ma come con il galateo, come appunto dico? Beh, con un italiano mediamente urbano. Adesso voi, quando io vi ho apostrofati per criptestesici, siete rimasti molto turbati, evidentemente, sì, anche molto. Un pochettino spiazzati, perché siete già lì che spulciate lo Zanichelli. Ecco, facciamolo anche guarda, con la mamma. Guarda, io ci ho rinunciato. Io vado su Wikipedia, sono cioè, più moderno. Io proprio non me ne sbatto le palle. Chiamami come vuoi. Esatto, tu te ne sbatti le palle, ma la signora in questione che ti ha dato del top, in quel caso non lo farà. Cioè, se noi ci rivolgiamo, è un po' come il vecchio trucco quando si ha una rina piuttosto che in macchina di investire l'avversario con una serie di linguaggi sforbitissimi in modo da spiazzarlo. E questo secondo me va applicato anche con l'anziana madre uscita di cervello, diciamo. Può essere senz'altro una pratica percorribile. Se poi questa mamma è magari una 35enne perché ci ha fatti molto piccoli, insomma, chiediamole di presentarci qualche amica, semmai. Basta! Sempre lì vogliamo arrivare. Volevo chiedere un'opinione da parte sua, della sua immensa esperienza.
Sempre riguardo al ristorante, ma quei ristoranti dove il menù ha il prezzo solo nel menù dato al maschio, è una tavanata oppure invece si fa così? Ma allora, questo è francamente è molto delicato come situazione, poiché è ben vero che bisogna fornire al gentiluomo in questione, però è un'indelicatezza nei confronti della parità dei sessi. Mm-hmm. Cioè, rischia di essere troppo, per cui io lo boccerei se... Oh, va bene, anche io sono d'accordo. Dello stesso tono è la domanda di Nico sul muro di Facebook, che ci dice, lui parla delle uscite sulla neve che non ho capito di preciso cosa siano, però organizzatori di eventi fanno pagare meno le avventrici rispetto agli avventori, no? Sì. Lui chiede, è galateo? A me non sembra. È femminismo? A me non sembra. Secondo me è discriminazione. Che ne dice la regola del galateo? Ma è un viejo trucco commerciale come la Letoni, cioè sono quelle, come il rimborso, sono quei trucconi un po' da piazzisti che van bene. Insomma. Anche perché tu mi insegni, caro Lapo, che comunque un cavaliere offre la serata in Topagna e quindi, no, cioè voglio dire, è un problema che non dovrebbe porsi, anzi al limite risparmi qualche cosa. Ma naturalmente, allora, è scontato un pochettino che i cavalieri offrono le serate ovviamente per ottenerne dei leciti /, per citare la signora che citammo prima, illeciti guadagni, ovvero è normale che tutti gli uomini hanno in seno, voglio dire, l'idea, e seno in sì, questo caso è la parola giusta, hanno in seno l'idea appunto di poi di ottenere delle grazie dalle signore o signorine che portano in giro, ma non è che però possiamo andare in giro con questa bandiera attaccata alla macchina, capito? Okay. Senta, dottore illustrissimo, una domanda trita e ritrita che però conviene sempre ogni tanto rinfrescare, anche perché sono le domande che avvengono più spesso. Ci chiede un ascoltatore, come si fa a mandare a quel paese una donna palesemente presuntuosa? Vorrei farlo senza alcuna violenza e col massimo rispetto. Diciamogli immediatamente di evitare il sistema Edgar Allan Poe, che io cito spesso, del racconto Il gatto nero, dove il marito a un certo punto si prende un po' d'aceto e stacca dalla parete una scure spacca la testa. Ma no! Con un colpo di scure. Ecco, voglio dire, sconsigliamo questo genere di cose, anche se la citazione da Edgar Allan Poe fa sempre abbastanza ridere. Ciò detto, è molto difficile effettivamente resistere all'impulso di non, come dire, di non utilizzare la pistola. Avete visto il film ma Django? Dai! No, non spoilerare! No. Beh, insomma, possiamo capire una certa irritazione spesso di fronte alla signorina arrogante. Ciò non di meno, sappiamo che qualsiasi nequizia ci possono imporre le donne, il galateo ci impone, anche il buon senso peraltro, ci impone ovviamente di abbozzare, cioè di prenderla con grande filosofia e di ricomprendere tutto in un quadro, come dire, simile a quello vaticano ecclesiastico. Morto un papa se ne fa sempre un altro. Oh, va bene. In effetti, dai, no, la poi saggezza. Che non è che granché risposto. Senti un'ultima cosa, tanto siamo qua praticamente in sigla. Scusa, ma Italia ingovernabile, Lapo for president per un'Italia galante. Per un'Italia galante. Beh, credo che Lapo lei comunque l'accetti, almeno un giro di consultazioni. Lo accetti. Dal vecchio Napisan, da Napi, giusto? Lo fai. Ma per Baco, ma sì, ma fa sempre piacere, anche perché i ricevimenti al Quirinale sono sempre molto gradevoli. Molto gradevoli, certo. Ottimo, sì. Vabbè, senta, io siamo in chiusura, peccato, perché la mia domanda era, insomma, visto che sono un autore. Ma di che? Di brutte figure, che sì. Cazzo ne so, mi è venuta così. Avevo tenuto sapientemente l'argomento monster alla fine per far salire, insomma, l'aspettativa. Sai cosa facciamo? Lo sottolineiamo con la sigla finale. Esatto, per lunedì prossimo. Lapo, ma il galateo come norma e regola il colon irritabile? Prego. Come norma e regola il colon. Ma cioè, no. Che rapporto ha il galateo con il colon irritabile? Con i discorsi scatologici, nessuno. No, con i discorsi. Cosa fai? Uno fugge, no? In quei casi?
Ma assolutamente, ma non ne vogliamo neanche sapere. No, non sapere niente. Ma insomma, fra scienziati anche del Galateo si affrontano in realtà qualsiasi tipo di tematica. Ci sono degli scienziati di Galateo. Va bene, abbiamo uno al telefono, scusa. Ma non è uno scienziato. Ma come no? Ma sì, è uno studioso, un ricercatore anche. Ah, tu dici, ha fatto un PhD? Ma certo, perché man mano che si sviluppa e la società va avanti, si creano nuove occasioni di socialità, anche il Galateo si deve adattare. Dico bene, maestro? Dici bene, ma non citeremo i fasti delle colonoscopie del Galateo. Grazie. Perché non ci sono. Grazie, a presto e a lunedì prossimo, anzi. Arrivederci, ciao, caro, ciao. A lunedì.